lo sapevo, è emblematico, lo sapevo. Che cosa? C'è la signora di turno, per caso? No, non c'è. Antonio De Caro? Non c'è. Non c'è neanche Antonio De Caro. Ecco, grazie, buona giornata. Comunque, l'ultima cosa, se potessi, mi servono 4 giorni in più per riuscire ad avere un'assunzione che non sia da concorso. E che lo viene a dire a me, che faccio io il... Giustamente, però se può riferire la Don Vito, che non sa mai niente, la Presidente, io lo dico. Mi è venuto lo conto e ha chiesto così. E perché non vuoi direttamente a parlare con la Presidente? Non vuoi dire a me che sono una ruota del caso? Beh, non tanto. Sì. Non tanto tanto. Adesso sì. Spieghiamo, giusto? Tiro, vi raccontiamo una storia a tratti agghiacciante, con la speranza che si possa fare chiarezza rispetto a questo. Nelle ultime ore sta girando un nostro vecchio articolo in cui documentavamo questa transazione che gridava vendetta degli 11 cosiddetti del Polipark. Tra questi 11 mi avete sentito nominare Antonio De Caro, non Antonio De Caro il sindaco di Bari, ma suo omonimo cugino che faceva parte di questi 11. È chiaro che non vogliamo dire assolutamente niente, nel senso che tutti devono lavorare, ma di fatto c'era in questi 11, con questa transazione che ha lasciato un po' perplessi, anche perché dal 2016 in poi in un'azienda pubblica si entra solo per concorso, e dal 2016 è così, un concorso che era stato pure bandito, ma poi all'improvviso è stato annullato proprio perché non c'era più bisogno. No, non c'era più bisogno perché erano stati assunti gli 11. Ma non vogliamo parlare di questo. Avevamo anche detto, ma anche quella era una coincidenza, qualcuno ci ha messo del suo e non è questo il caso, rispetto al fatto che quella transazione fosse stata l'avvocato di quegli 11, fosse un altro cugino di Antonio De Caro. Ma bontà sua. È una coincidenza, non ti mettere pure tu perché non ti consento una cosa del genere. La cosa che abbiamo documentato oltremodo rispetto a quella situazione, per cui l'azienda non ha mai ritenuto di voler rilasciare una benché minima dichiarazione o una spiegazione in cui dica le cose sono state fatte tutte secondo le leggi e non invece forzandole in modo tale da non andare nell'alea del giudizio, questa benemerita cosa che non si possa mai andare in giudizio, che è meglio per un'azienda evitarlo, e quindi si fanno questo tipo di assunzioni. Bene, noi siamo entrati in possesso, caro Tino, siamo entrati in possesso, non te la faccio riprendere così non la blero nemmeno, però è questa, siamo entrati in possesso però non degli 11, ma di una 12ª figura. Eccola qui, questa è la transazione che è stata firmata dall'avvocato, sempre casualmente cugino del sindaco De Caro, dal presidente Vulcano e da questa donna, tra l'altro ci dispiace, per questo solidarizziamo con lei, vedova di un altro dipendente del AMTAB, una donna che era assunta da un'agenzia interinale, la Lavorint, e come abbiamo detto più volte, era quello soprattutto il periodo in cui Vulcano, non sappiamo se insieme o da solo al responsabile del personale Paolillo, facevano delle richieste specifiche, cioè sì all'agenzia interinale, ma voglio questo, questo, questo e questo, che nel frattempo si erano iscritti a quella agenzia interinale. Già questo è un fatto gravissimo, no, questo non è casuale, questo è proprio un fatto gravissimo. Anche quello avevamo detto e mai nessuno ci aveva dato conto di questa situazione. Ebbene, cosa scopriamo però? Era nell'aria, ma noi non eravamo mai riusciti ad avere la carta, che in questo periodo in cui la commissione di accesso per l'eventuale scioglimento del comune di Bari, qualcuno ha ritenuto di volerci consegnare. Prego, non la riguarda, nel senso che riguarda altri, seppure riguarda tutta la città di Bari. E dunque, Tino, questa dipendente è stata assunta ed è stata fatta una transazione firmata appunto dall'ex presidente Vulcano perché ha lavorato 4 giorni, al Polipark, non avendo alcun tipo di contratto.
e quindi l'AMTAP si è fatta carico, l'AMTAP si è fatta carico di questa cosa, anche se così a occhio e croce la dipendente avrebbe dovuto magari chiedere un ristoro all'AMTAP, ma fare causa all'agenzia interinale che ha continuato a mandarla, a meno che non fosse proprio qualcuno che la richiedeva dall'interno dell'AMTAB. E allora, se così fosse, bisognerebbe capire chi ha sbagliato, no? Che ne pensi? Fermo restando che non si può essere assunti in una municipalizzata, dunque pubblica, in questa formula. E allora leggo Tino, che la signora nel periodo 2 agosto 4 agosto ha lavorato in maniera continuativa e senza soluzione di continuità presso AMTAB, azienda mobilità e trasporti SPA, per svolgere le mansioni corrispondenti al profilo professionale di operatore generico parametro 116, di cui al contratto nazionale degli autoferrotranvieri, in forza di una serie di contratti di somministrazione a tempo determinato, vedi che è come diciamo noi, a tempo determinato e di proroghe sottoscritti con l'agenzia di somministrazione Lavorint ed aventi come utilizzatrice l'AMTAB SPA. Quindi dunque, due giorni di lavoro. Sì, qui dice dal 2 al 4, quindi evidentemente per soli due giorni di lavoro in cui non si sa se effettivamente sia venuta a lavorare, no? Oppure se sia venuta qui a scaldare la sedia la signora, ma di fatto per questi due giorni la signora si è ritrovata invece ad essere assunta a tempo indeterminato. E sì, continuo, dimmi. Chiedo un attimo se posso... No, tu devi stare con me, devi essere precario per tutta la vita, devi morire come tutti gli altri. Anche perché, Tino, ti dico una cosa, in questa città si cerca il rapporto col clan, la mafia, ma la vera mafia, mi assumo la responsabilità di dire, la vera mafia di questa città è questo sistema per cui se non appartieni al cerchio magico non potrai mai lavorare in vita tua. Questo è quello che più ci perplime, lo dico, Tino, so che questo termine ti consola a volte, ti ristora a volte. Mi piace. Mi perplime di questa benedetta città, che se non appartiene al cerchio magico, non hai vicinanze di un certo tipo, non solo criminali, attenzione, non puoi in nessun modo avere speranze. Del resto, quella storia che vi abbiamo raccontato prima di un concorso bandito e poi andato in gloria la dice veramente lunga. E se non andiamo errati erano più o meno 2500 persone che avevano aderito e volevano, ambivano a quel posto di lavoro, ma nella transazione ancora si dice che nonostante l'ultimo contratto di somministrazione fosse scaduto il 31 luglio 2020, AMTAB SPA ha continuato ad utilizzare la signora come operatrice generica fino al 4-8, quindi vedi che comunque è fino al 4, dal 31 che scadeva, fino al 4-8, e quindi oltre la predetta scadenza in assenza di qualsivoglia contratto. Già questo è grave, cioè qualsivoglia contratto, sta signora come ha lavorato senza qualsivoglia contratto? E soprattutto in un'azienda pubblica, possibile che non ce n'è uno di impiegato che dice a chi è in scadenza di contratto: signora, è stato bello, la ringraziamo per aver lavorato con noi, ma da domani non deve più venire in sede perché il contratto le scade. No, e invece cosa si fa? Tino, lo devo fare perché so che a te piace molto. Invece a Umma Umma funziona che io ti faccio stare altri 4 giorni, questo sarebbe gravissimo se effettivamente chiamata direttamente dall'azienda per volontà di qualcuno. Anche perché il rapporto di lavoro in realtà non ce l'aveva con l'agenzia interinale, quindi però chiamato dall'azienda in modo tale da poter bypassare qualsiasi tipo di assunzione pubblica, anche perché con tutto il rispetto per le necessità della signora, con tutto il rispetto per il fatto che fosse vedova di un dipendente AMTAB e magari doveva da sola campare la famiglia, io personalmente conosco altre 15 famiglie che sono nelle stesse condizioni e che avrebbero gradito poter sottoporsi a un concorso pubblico pur di poter sfamare la propria famiglia. In alcuni casi ti parlo di famiglie che sono state completamente smembrate perché la mamma, per esempio, sola, non potendo badare ai figli, sono stati divisi uno in una parte e una in un altro. Capisci, Tino, come questa cosa invece interessa a tutti quanti? E allora, davanti a questa situazione, l'AMTAB decide di andare in tribunale e di siglare questa transazione in cui, come al solito, le parti non hanno più niente da pretendere sul fatto di anzianità, scatti e robe varie. Io non faccio causa, prometto quello e amen. E dunque leggo sotto la transazione la firma del giudice, la firma dell'avvocato cugino di De Caro, la firma dell'ex presidente dell'AMTAB e la firma della
lavoratrice della signora, che mi chiedo e vi chiedo come abbia fatto quei 4 giorni a prestare servizio senza che né l'agenzia interinale le abbia detto prima: guarda, sei in scadenza. Tra l'altro l'agenzia interinale che gestisce centinaia di persone sia in scadenza, e nemmeno dall'ANTAP qualcuno che abbia detto direttamente alla signora o all'agenzia interinale che la signora da quel giorno non sarebbe più dovuta andare a lavorare. Dunque noi stiamo intanto affrontando il tema di qualcosa che è un atto illecito, evidentemente, questa assunzione, perché se vediamo le leggi nazionali dicono che in queste aziende dal 2016 si viene assunti solo con un concorso pubblico, non con le transazioni, in alcuni casi transazioni fatte ad hoc. Oggi che magari era bandito, ma poi è in corso scaduto, la cosa è molto confusa. E dunque, proprio in un momento di grande analisi e di fiducia nei confronti delle istituzioni, perché ci sono delle istituzioni che stanno capendo cosa è successo in tutti questi anni a Bari, sottoponiamo anche quest'altro quesito, dove evidentemente non ci sono rapporti mafiosi, quindi non c'è da andare a scavare il rapporto tra questo e quello, ma c'è un sistema che purtroppo è un sistema viziato che premia qualcuno e manda nel cesso altri. Questo è quello che ci dispiace profondamente, caro Tino, profondamente ci dispiace. Adesso le truppe cammellate cominceranno, tu ce l'hai con il sindaco, no, io non ce l'ho con il sindaco, questa cosa è stata detta in tempi non sospetti, la stiamo riprendendo perché abbiamo finalmente la carta che canta. Per quanto tu possa cantare, Tino Jukebox, per quanto io ti possa stare dietro, non riusciremo mai a cantare come la cantano queste carte. Capisci, Tino? Dico, ma alla fine qualcuno in questa azienda, in questo comune, avrà delle responsabilità, pagherà per quello che ha fatto, per la disattenzione, almeno per la disattenzione, come posso dire, almeno far scendere di grado quelli che avrebbero dovuto in qualche maniera vigilare su questa cosa qui, e invece di tenerci una dipendente che non avremmo voluto o di cui non avremmo avuto bisogno in quel momento, no? Perché questa è stata imposta dall'errore che è stato fatto. No, invece no. Ed è questo eventuale danno, chi lo paga, Tino? Lo paghi tu, lo pago io, in mezzo a quei 4 milioni e mezzo di euro che sono stati risanati dalle casse comunali. E le casse comunali diventano sempre più vuote, si potrebbero utilizzare quei soldi per fare ben altro. Per esempio, noi puntiamo molto sull'assistenza sociale perché è un nostro cavallo di battaglia, ma si potrebbe fare tante tante altre cose al posto di risanare questi bilanci fatti in questa maniera. No, non è, perché quello è casuale, e invece qua c'è probabilmente la colpa che bisognerà in qualche maniera verificare. Qualcuno è dolente? Qualcuno, no, i dolenti sono altri. Se c'è il dolo qualcuno se ne duole, ma non è chi fa il dolo che se ne duole. Chi se ne duole tra i benefici, no, chi dola. Mi sono perso già. Pure io, mi sono perso, ma avete, credo, capito quello di cui stiamo parlando. Dunque, l'ultimo pensiero lo faccio quasi in lacrime. Ti no. E lo so, il momento catastrofico. Michele, d'acqua hai? No. No, non abbiamo. Non avete acqua? Pur senza acqua, tenere. Peccato. Ah, l'avete finito. No, che non ce l'avete. Dicevo, Tino, un fazzoletto di carta avete? No, siamo passati. Sì, prego. Cioè, tu? Un fazzoletto di carta hai? Ce l'ha? No. Vabbè, ti lo faccio a meno. Aspetta. Volevo rivolgermi, ce l'hai? Ho capito, però. Dobbiamo creare un po' di hype, di suspense. Sopra la pancia. Tieni. No, direttore, ti vedo veramente provato. Sono provato. Ti dico. Chi t'ha provato? No, non mi ha provato nessuno, però sì. I miei lori si provano. Dicevo, mi rivolgo al presidente Don Vito, alla professoressa Angela Don Vito, che in alcuni casi sembra cada
dal pero, non sappia ciò che accade nell'azienda di cui è stata anche consigliera di amministrazione. Dunque queste transazioni qualcuno deve avere in qualche modo validato, perché non possono essere transazioni che vengono firmate e non vengono sottoposte all'attenzione del Consiglio di amministrazione. Dunque, carissima, anche volesse, noi restiamo a sua disposizione, anche se sappiamo che almeno un paio di volte è stata ascoltata sulle faccende dell'AMTA formalmente. Se volesse rispondere formalmente anche a questo, noi le saremmo veramente molto grati. Grati. Vedo un po' di tensione in giro, però io dico che quando è giusto, è giusto. Per ora e solo per ora, dal Polipark è quasi tutto, Tino. Come diremmo nella nostra celeberrima rubrica, beat a Chapot, perché in questa città chi ha connivenze, chi appartiene al cerchio magico, chi può in qualche maniera spendere kud kappartein, mi perdoni se uso termini, ed sento, eccolo qua, va avanti, gli altri invece devono attaccarsi al palo. Palo, per ora e solo per ora, è quasi tutto. Per ora, perché sai quando la maledice ancora.